Allora, la seconda parte cambia un po' prospettiva perché il mondo dello spettacolo dal vivo, il mondo dell'arte, della cultura ha sicuramente una parte creativa e poi ha una parte che diciamo è più legata all'economia, è più legata ad altre forme di rappresentazione. Quindi questa seconda parte, e se anche in una situazione incerta, ci chiederemo come realisticamente si può mettere in campo in questo momento delle prospettive che siano anche tangibili. Quindi vogliamo spostare un po' l'attenzione sul ruolo di che cos'è un'impresa culturale, ricreativa e di spettacolo, e in una nuova anche destinazione come occasione per rigenerare di rigenerazione urbana e sociale di una città. Questa seconda parte appunto si chiama Comunicare il turismo culturale creativo, l'apertura a nuove relazioni. Ne parliamo con Cristina Regazzo, esperta in destination management ed eventi turistico-culturali, con Laura Aglio, esperta in innovation manager e business developer, e affideremo poi le conclusioni all'assessore Roberto Tovo, vice sindaco di Rovigo e assessore alle politiche culturali, dei servizi formativi e delle risorse umane. Il paese si deve muovere. Il relatore precedente ha appena ricordato che lui non usa mai il termine conclusioni. Vabbè, insomma, diciamo, va bene, il punto Dai, di vista. Dunque, do la parola a Cristina Regazzo e. allora, grazie. Eccomi qua. Grazie naturalmente per l'invito e grazie ai tre artisti che hanno reso vivo il primo panel. Per quanto mi riguarda, veramente un nutrimento. Nutrimento perché chi come me da oltre 20 anni si occupa di promozione del territorio, di promozione turistica. La promozione turistica non ha neanche significato senza essere anche promozione culturale, promozione di paesaggistica. Quindi le cose sono strettamente connesse e si nutrono vicendevolmente. E proprio per parlare di promozione turistica e culturale va ricordato, sebbene sia anche molto evidente a chi ha di natura uno sguardo così aperto, che quanto il patrimonio artistico, storico, culturale, paesaggistico sia davvero un patrimonio diffuso in tutto il nostro paese e quanto anche possa essere così sorprendente scoprirlo, rivederlo anche più volte durante un piccolo viaggio, durante un weekend o durante un viaggio più lungo. Ecco, se da un lato ci sono le città d'arte, le località di mare o di montagna più famose, più note e gremite, dall'altro ci sono centinaia invece di posti, di luoghi, di piccoli borghi che sono ancora poco conosciuti. Un po' come nel teatro ci sono le persone che noi vediamo sul palcoscenico, ma quel teatro non sarebbe possibile se non ci fossero tutte le altre persone che contribuiscono a rendere possibile lo spettacolo. Anche la provincia di Rovigo è una piccola città, è una piccola terra, è una piccola destinazione, poco riconosciuta perché poco nominata. Anche se il silenzio del nome non significa assenza di valore, anche se per il fatto di essere poco conosciuta non abbia nelle sue varie, così, nei suoi vari spazi, nella sua storia antica e presente, non abbia invece delle cose da raccontare. Ma probabilmente questo appunto silenzio del nome è dovuto molto più semplicemente ad una comunicazione troppo spesso, come dire, spot o poco continuativa o poco incisiva, e questo, ahimè, è legato a quella mancanza di risorse, di visione e di politica generale che anche questa mattina stiamo così esaminando insieme. Ora che la pandemia ha fatto saltare
tutte le certezze raccolte anche in decenni di statistiche e che ha buttato all'aria anche la smania del tenere tutto sotto controllo, beh, forse anche queste piccole destinazioni, come può essere Rovigo, ma come lo sono tante altre destinazioni, come dire, gli inglesi direbbero uncrowded, non affollate. Ecco, in questo clima le destinazioni piccole non affollate potrebbero essere anch'esse così una opportunità, potrebbero essere oggetto di uno sguardo. Il viaggio oggi è soprattutto esperienza, non è mangiare e dormire come poteva essere così 30 anni fa. E ciò che attrae il viaggiatore non è la quantità di cose da vedere, di monumenti, di spiagge da frequentare o di cime da scalare. Ecco, anche in questo caso non è la quantità di spettacoli, non è la quantità di concerti, ma anche in questo caso è come pensiamo a questi spettacoli, che cosa vogliamo raccontare e creare. E ciò che attrae il viaggiatore in pratica sono che cosa? Sono quei tratti distintivi, le diversità, i tratti distintivi di un luogo che vengono raccontati. Ma i tratti distintivi sono appunto quelle cose speciali, le diversità e quelle diversità che noi vediamo e che riconosciamo in tutte le persone, ma anche nei luoghi, ma anche negli spazi. La provincia di Rovigo è terra tra due fiumi. Qualcuno potrebbe dire, tante sono le terre tra i fiumi. Sì, ma questa terra tra due fiumi è tra i due fiumi più importanti d'Italia, l'Adige e il Po. E questo la rende speciale, questo la rende unica nel suo genere. Ma le dà anche un'opportunità, quella di essere in relazione con le altre terre che sono bagnate da questi due fiumi e con le altre terre che sono state bagnate dai fiumi più importanti, dalle grandi civiltà antiche ai giorni nostri. Ancora, Accademia dei Concordi, la più importante istituzione culturale della nostra città. 1580 l'anno di nascita, circa 44.000 utenti e oltre 300.000 unità documentate. Ma quanto di questo conosciamo? Quanto di questo può essere visto, riconosciuto, nominato? Quanti possono sapere che abbiamo una collezione, la Pinacoteca dei Concordi, che per fortuna noi possiamo in qualche modo vedere più da vicino, però costituita da 400 dipinti di arte pittorica veneta dal 400 ad oggi. Quanti sanno che l'Accademia dei Concordi ha tra le sue proprietà la collezione Valsè Pantellini con 600 reperti di arte egizia? L'abbiamo raccontato qualche anno fa in una bellissima mostra che ha prodotto tra l'altro 18.000 visitatori in poco più di due mesi. Però questa collezione è importante perché è la prima del Veneto e la seconda dopo Torino. Ma abbiamo anche altri dati importanti su cui riflettere. Le mostre d'arte che la piccola Rovigo, grazie alla Fondazione Cariparo, promuove, muovono tantissimi visitatori che portano, come si diceva anche prima, gli eventi culturali, le iniziative culturali, richiamano nei luoghi altre persone. E quindi le mostre d'arte, come quella dello scorso anno del giapponismo, ha portato qui a Rovigo 51.000 visitatori. E sono tanti quanti gli abitanti di Rovigo. Ecco, allora nel mettere a punto il racconto di una destinazione, che in gergo lo chiamiamo storytelling, l'arte creativa e la cultura in tutte le sue forme diventano alleati preziosi di un nuovo modo di fare promozione, per rivelare proprio quei tratti distintivi di una città, di una terra.
attraverso l'arte creativa, attraverso la cultura, c'è anche un ribaltamento veramente totale della prospettiva, perché attraverso, voglio dire, le forme artistiche, attraverso questo connubio che possiamo mettere in atto tra cultura e promozione dei luoghi e promozione delle ricchezze dei territori, i monumenti, le spiagge, le risorse produttive, i giardini, gli orti, le valli, le lagune, non sono più semplicemente un oggetto da guardare, ma diventano essi stessi agenti del racconto, attraverso una voce, attraverso un canto, attraverso una musica, attraverso un movimento. Ecco, diventano agenti del racconto che vogliamo fare di questo nostro territorio, di queste nostre diversità, richiamando altre persone, perché i monumenti, gli orti, le valli hanno bisogno di essere viste. Non si accontentano di esistere, hanno bisogno di richiamare persone, hanno bisogno di entrare in relazione, hanno bisogno di creare comunità. L'impresa culturale, in senso più stretto, che può essere proprio capace di accordare tutte queste ricchezze diffuse, diventa quindi che cosa? Diventa il volano creativo per creare mostre d'arte, per creare festival, per creare laboratori creativi, propulsori di un turismo aperto alla scoperta dei luoghi e del patrimonio diffuso di risorse. Ecco, dal mio punto di vista l'impresa culturale è uno strumento indispensabile per costruire un ponte tra le comunità che risiedono in un luogo e le comunità di viaggiatori che arrivano in quel luogo. Tutti i soggetti coinvolti nella promozione turistica oggi sentono questa necessità, la necessità di trovare nuove forme di linguaggio per far scoprire le mete, anche quelle poco note, per svelare queste unicità. E sono tentativi? Sì, sono tentativi, ma sono tentativi, come dire, assolutamente da perseguire. Un grande progetto, un importante progetto che si è realizzato, progetto Interreg Italia-Croazia, promosso dalla Regione Veneto, naturalmente a fondo Interreg, con regia della Regione Veneto e Università Ca' Foscari di Venezia, ha realizzato questo progetto che si chiama Art Vision Plus, e tra l'altro, insomma, l'abbiamo presentato all'inizio, proprio in una prima fase, anche l'anno scorso, proprio qui a Festival Tensioni. E questo progetto ha voluto indagare proprio sulle nuove strategie di promozione, puntando su che cosa? Sull'innovazione della videonarrazione. E grazie alla professionalità della regista, di Raffaella Rivi, sono nate delle videoclip che con spunto creativo presentano luoghi e spazi. E tra queste videoclip, ne sono nate 9, e queste videoclip hanno riguardato i territori di Rovigo e Padova. E in queste videoclip, per quanto riguarda Rovigo, tra i luoghi scelti c'è stato proprio anche questo luogo, anche il Censere, che ospita la fabbrica dello zucchero. E adesso vi invito a guardare assieme a noi, vediamo se il due clip, la prima è appunto quella che ha presentato sotto una chiave creativa
questo grande spazio che ci sta ospitando oggi. Naturalmente noi siamo in una delle sale, ma sono grandi gli spazi, e poi ne vediamo in sequenza un altro. Che è stata invece registrata al Museo Regionale di Cavendramin a Taglio di Po.
posto per farvi capire anche quanto la contaminazione tra cultura e promozione di un territorio e promozione turistica sia stretta. Cioè non possiamo fare a meno nell'uno o nell'altro, e se vogliamo, voglio dire, in qualche modo richiamare persone, richiamare attenzione alle ricchezze che anche le piccole destinazioni certamente custodiscono e valorizzano, dobbiamo anche cercare così di intraprendere nuove strade. Il famoso bivio che Enrico prima sollecitava a trovare. E ci troviamo tutti di fronte, ci troviamo tutti su un bivio, però sta a noi scegliere la strada più facile oppure percorrerne una sicuramente più impervia, ma sono così del parere che se poi uniamo le voci e le mani, anche se adesso potrebbe essere così, ma la strada la possiamo percorrere insieme. Ecco, chiudo ma non concludo temporaneamente questa cosa, questo nostro così scambio, dicendo che, ricordandovi insomma, che Heidegger parlava diceva che l'incontro con l'arte produce una grande scossa, quasi uno shock emotivo. Ecco, io credo proprio che, io di sicuro, insomma, questo shock lo vivo ogni giorno da oltre 20 anni, ma credo che molti di noi siano, come dire, presi da questa emozione, e che questa emozione, come dire, sia capace anche di così rimettere in gioco, malgrado le difficoltà, malgrado gli ostacoli, malgrado tutte le corrette, come dire, analisi che sono state fatte anche precedentemente nel panel precedente, però possano essere così affrontate, non so se risolte, però affrontate, e il sistema pubblico e il sistema privato insieme, per forza, insieme, per forza. Non ci può essere il pubblico che va avanti, come dire, pensando che sia il privato a dover fare, e nello stesso tempo il privato ha bisogno del sistema pubblico. Quindi entrare per primi in relazione e costruire strategie insieme penso che sia proprio la, come dire, la chiave di lettura e anche una buona pratica. Tutte le nostre intenzioni senza pratica possono fare ben poco. Ecco perché la poesia è importante. La poesia è importante perché ci ricorda, da questa sua etimologia greca, che senza il fare noi possiamo raccontarcela o raccontarla, ma è un po' in questo senso che dobbiamo agire. Grazie Cristina. Passiamo la parola a Laura per un secondo intervento. Allora, buongiorno a tutti. Grazie per l'invito a questo panel che, devo dire, è la prima parte molto, molto stimolante e sicuramente ci ha lasciato molte riflessioni da fare e che dovremo fare nei prossimi mesi, perché la loro è la voce degli artisti, la mia è la voce di un economista in realtà, che quindi vede che cosa sta accadendo attorno a noi. Io mi occupo di gestione del cambiamento, mi occupo di innovazione e digitalizzazione, e quindi però a supporto delle imprese, a supporto delle pubbliche amministrazioni, quindi sia dal lato della strategia che dal lato invece poi dell'attuazione, di quello che ogni impresa quotidianamente deve cercare di fare, di portare avanti per garantire che ovviamente l'economia continui. Qualcuno prima diceva senza il mio lavoro e quindi senza le mie tasse il sistema paese non avanza, quindi è necessario che troviamo una soluzione per questo. Lo dico perché nell'introduzione di questo panel, tra le parole nel tornare dall'io al noi, leggo perché è quanto è scritto poi nella presentazione anche del festival, per ricostruire dei punti di riferimento e per metabolizzare il cambiamento. Devo dire che mai come in questi mesi questa parola cambiamento è stata accennata, è stata affrontata e
E prima, forse Corrado citava che il lockdown ha creato un'illusione, l'illusione del cambiamento, perché in realtà purtroppo ci troviamo ancora pienamente all'interno comunque di un contesto di emergenza, evidentemente, ma in cui stiamo cercando di capire qual è il modo per affrontare questo momento che effettivamente è tutto da costruire, se lo vogliamo costruire, perché evidentemente c'è una necessità che è quella di ripensare, di capire, proprio riprendo anche quello che Cristina stava dicendo, in una logica di comunità e di confronto anche tra pubblico e privato. Ma c'è e poi torno su questo punto, c'è un altro elemento che prima veniva citato forse a lato, ma che è il tema della cultura digitale, che purtroppo il concetto di streaming, di webinar in questi mesi è diventato sinonimo di gratuito, e il sinonimo di gratuito sta sminuendo un altro concetto, che è quello della professionalità, della professione. Gli artisti prima ce l'hanno fatto ben capire quanto abbiano forse già da prima sentito purtroppo questa mancanza di riconoscimento della loro professionalità, e mai come in questo momento non l'hanno sentita solo gli artisti, vi garantisco che l'hanno sentita tutti, ma anche tutti i miei colleghi economisti, che si sono ovviamente trovati in un momento di lockdown come tutti a provare a condividere della conoscenza, a condividerla nel modo che ci veniva concesso di fare, e grazie a quello strumento abbiamo potuto ovviamente condividerla, perché se non ci fosse stato lo strumento digitale, con buona probabilità non avremmo avuto modo di diffondere anche molto dell'arte che in quei due o tre mesi abbiamo potuto avere. Però con una distorsione, e la distorsione del gratuito confusa con l'aperto. Molto spesso io, occupandomi di open innovation, di innovazione aperta, quando chiedo sia alle imprese che alle amministrazioni pubbliche cosa vuol dire aperto, nella traduzione dall'inglese errata probabilmente, non sanno darmi effettivamente questa declinazione, però aperto in questa declinazione è trasparente e partecipativo, e il concetto di partecipativo credo sia il tema da cui ripartire, cioè quello da cui provare a ripensare i luoghi e gli spazi, perché anche su questo tema oggi ci troviamo in uno spazio, e l'abbiamo visto, un luogo che non era destinato alla cultura, era una fabbrica, e oggi però ci troviamo qui invece a riviverlo con nuove forme di comunicazione, a parlare di un tema che qui era la cultura dell'impresa. Oggi è la cultura nella declinazione di arte che ognuno di noi vorrà dare a questo termine, che abbiamo capito essere molto, molto ampio. E, però c'è sicuramente una cosa che deve rimanere, che è anche questa prima citata, l'energia del pubblico. Io devo dire che ho partecipato a tantissimi incontri in presenza fino a quando era possibile, questo è il mio primo evento post, diciamo, lockdown, emergenza. E devo dire che la difficoltà che ho avuto nel rapportarmi con uno schermo non ha pari rispetto a quella che oggi, cioè oggi mi sento molto più a mio agio di tutte le ore di formazione che ho gestito attraverso quello schermo. Non vedevo gli occhi, non vedevo gli sguardi, spesso non c'erano le telecamere perché la banda ovviamente ha bisogno che tutti spegniamo le telecamere per poterla farla funzionare, e lì mi sono sentita sola, molto sola, e quindi recuperare e capire anche attraverso, questa è un'esperienza, è l'esperienza del lockdown, ci ha fatto capire che quello strumento è solo uno strumento e dobbiamo ripensarlo invece per trovare altre soluzioni. E tra le altre soluzioni c'è anche l'educazione, che non è l'insegnamento, come giustamente Enrico diceva. L'educazione ha il cambiamento, che ci può essere se conosciamo e capiamo che cosa sta dietro, ad esempio, a tutte le forme di arte. Ripeto, secondo me la grande opportunità che abbiamo avuto con il lockdown è stato comunque grazie a un momento
probabilmente di difficoltà generale, ma di riscoperta anche attraverso gli strumenti web delle varie forme di arte, di capire che cosa ci stava dietro a quel mondo, anche attraverso le numerose lotte e tentativo di conquistare sicuramente una posizione in una fase così delicata da parte degli artisti. Però devo dire che comunque non è, non dobbiamo sottovalutare che c'è comunque un'arte del narrare che gli strumenti digitali, io dico sempre il concetto di storytelling non mi piace, gli strumenti digitali purtroppo vengono associati al concetto di storytelling, ma lo storytelling è un'arte, la dobbiamo saper fare, non tutti sanno fare arte del narrare. E quindi quello che abbiamo appreso durante il lockdown e durante l'esperienza video che abbiamo avuto anche delle forme d'arte è sicuramente quella di aver forse capito che dobbiamo approfondire questa arte del narrare. E lo devono fare i nuovi, cioè anche dei nuovi target, uso questa parola che è molto economica e che spesso le imprese usano, no? Dicono ma io devo raggiungere un nuovo target, io dico ma chi è il nuovo target? Perché il nuovo target è individuato con il giovane, il millennials, con questi nomi che individuano delle fasce d'età. Io credo che il nuovo target siamo tutti noi, perché io insomma per prima dico sicuramente ho molto da imparare da quello che gli artisti prima ci hanno detto, però dobbiamo conoscere di più e attraverso l'arte, attraverso il racconto sconfiggere questo momento. E forse riconoscendo e conoscendo di più avremo modo di superare anche quella gratuità e quell'errore che abbiamo fatto nel definire gratuito questo concetto. E qui vado verso la fine dicendo che oggi ci ospita un'impresa culturale, creativa e dello spettacolo, un'impresa. E fare impresa è difficile, è molto difficile. E appunto perché è errato il concetto che attribuiamo all'arte è difficile fare impresa culturale, creativa dello spettacolo, però dico anche che occupandomi in una parte della mia vita di fondi europei e di opportunità comunque che i fondi di vario genere, anche nazionali, regionali, mettiamo tutte le forme che ci possono essere, possono dare alla cultura in generale, sempre di più la tendenza è quella di andare verso un contesto imprenditoriale, sempre di più di riconoscere che dietro a un contesto imprenditoriale ci sono delle professionalità, ci sono delle persone che non possono vivere lo dico in modo, adesso forse è forte, però di elemosina, cioè non è elemosinare in questo caso, ma è effettivamente di creare un contesto che alla pari di tante altre imprese possa sostenersi e possa pagare delle persone che con la loro passione, con il loro interesse possano continuare in questa strada. E quindi è bene che ci prepariamo al periodo che sta arrivando, perché la programmazione europea ce ne parlano tutti i giorni, ormai siamo quasi esperti di recovery fund pur non sapendo niente del recovery fund, e lo dico lavorandoci, quindi assolutamente in maniera consapevole, però questi fondi saranno sempre più destinati a riconoscere delle forme di impresa culturale associata agli aspetti turistici, perché la nuova programmazione ha un obiettivo dedicato a questo, a cultura e turismo nel senso più completo del termine, e sempre di più al concetto di rigenerazione urbana. Quindi lo spazio che ci ospita, ma molti in Italia sono spazi che stanno nascendo e sono nati grazie a fondi europei, grazie a opportunità sicuramente che il pubblico ha messo a disposizione, ma con una declinazione imprenditoriale, una declinazione manageriale, una declinazione dove necessariamente ci devono essere delle figure, cioè l'artista non può occuparsi anche degli aspetti manageriali. Io di questo sono fondamentalmente convinta e credo farò fatica a cambiare questa opinione, perché l'artista deve rimanere artista, deve continuare a fare il suo lavoro, deve avere invece però delle figure dedicate, quindi sempre di più formare
i giovani, quindi formare le nuove generazioni. Abbiamo capito che abbiamo 25 anni davanti per le nuove generazioni prima, quindi insomma abbiamo del lavoro da fare per cambiare effettivamente questa cultura, però dobbiamo iniziare a farlo, perché oggi cultura, per me cultura, ripeto, è tutto, è anche quell'aspetto turistico che ha descritto Cristina, l'aspetto territoriale e quella brutta parola marketing territoriale che può dire tantissime cose, sicuramente comprende all'interno una serie di declinazioni come la parola storytelling, però proprio per questo dovremmo pensare alla cultura come agente di sviluppo delle persone e sempre di più come un elemento, a mio avviso, di strumento di cittadinanza attiva, perché solo in questo modo potremo capire perché un'impresa culturale creativa dello spettacolo si colloca in un certo punto della città, decide di fare cultura, di rivolgersi a tutta la cittadinanza, raccontare delle esperienze, fare arte, rappresentarla e in qualche modo quindi attivare quelle azioni che sempre economicamente chiamiamo di policy making, ma che in realtà non è altro che insomma fare cultura del proprio territorio, fare strategia e attuazione di queste strategie in modo consapevole e partecipato. Ecco, volevo solo aggiungere una cosa perché mi ha stimolato naturalmente Laura. Anch'io nel lavoro che faccio mi occupo, come dire, di progettazione, di promozione, quindi di progetti strategici per la promozione, ed è davvero importante, questo è un appello che faccio a tutte le forze, come dire, pubbliche, ma su varia scala, dal locale al regionale e nazionale, cioè è nel momento precedente alla uscita dei fondi che dovete chiamare le varie professionalità. Cioè l'artista, l'attore teatrale, il macchinista, l'operatore streaming, noi, cioè tutti devono essere chiamati prima per poter scrivere i progetti, per poter scrivere i capitolati nei modi corretti. Perché se no, poi per 7 anni di programmazione europea siamo puniti. Cioè non servono a niente. Un piccolo esempio per capire, cioè di tanta progettazione europea a Rovigo non possono arrivare fondi per tutta una serie, per come è costruita la legge A dei fondi, B della legge regionale sul turismo. Per questi doppi meccanismi a Rovigo e per il turismo culturale non arrivano fondi dall'Europa. Allora qui noi, che naturalmente ci lavoriamo da tanti anni, sappiamo qual è la criticità tecnica e quindi siamo assolutamente a disposizione nel segnalare le criticità e nel trovare assieme all'ente pubblico, al sistema pubblico, la chiave per superare l'ostacolo, perché siamo pienamente consapevoli che le risorse sono poche e che quelle che dobbiamo cercare devono provenire per lo più dall'Europa, però dobbiamo fare in modo che queste possano essere arrivare e servire. Il problema è che se vengono scritte le risorse ma poi non riusciamo ad utilizzarle, purtroppo le cose non cambiano. Bene, lascerei la parola adesso al nostro assessore Roberto Tovo, proprio per darci un punto di vista anche da parte dell'istituzione pubblica. Sì, ben trovati tutti, grazie dell'invito. No, non ho capito se in questo momento è più imbarazzante l'orario a cui faccio l'intervento o la quantità di temi messi sul tavolo. Nel senso, togliamo subito alcune ambiguità. Sono state poste veramente molte sollecitazioni di tipo interessante, cioè molto interessanti, sia sul metodo che sul merito. Abbiamo parlato su problemi organizzativi, problemi gestionali, problemi di finanziamento, poi abbiamo toccato corde anche di tipo valoriale. Sul valore e sullo spessore, sul ruolo dell'arte.
Io, se posso, cercherei di confidare nella vostra comprensione nel momento in cui non mi porrei proprio l'obiettivo adesso. Quanto tempo ho? Sì, bene, ma un quarto d'ora, voglio dire, la quantità di temi posti, di dare insomma, una risposta organica, credo di non averne i tempi, ma forse neanche il ruolo. Io prenderei una battuta di partenza che ha fatto Enrico Merlin, non so se è in sala, ma se non sbaglio a un certo punto ha detto io ho sperimentato questa cosa qua, no? Allora un po' il tono del mio intervento voleva essere, guardate, io sto sperimentando questa cosa qua, poi la leggiamo assieme. Prima parte dell'intervento l'avrei intitolato Il Covid è stato, dal mio punto di vista, anche di ovviamente nell'ambito locale, di sedere sul tavolo delle decisioni sulle risorse anche, io l'avrei definito il ground zero delle priorità condivise. Cioè, per problemi oggettivi, quello che è successo è passare da una realtà sociale in cui certi equilibri non venivano messi in discussione, cioè certe priorità, certi ruoli, fortunatamente o sfortunatamente, si davano un po' per scontati, alla necessità di rivedere tutto, azzerare tutto, per affrontare quella che purtroppo è stata un'emergenza pandemica. Ci sono degli equilibri da ricostruire. E temo purtroppo che il ruolo della cultura, il ruolo dell'arte, e affiancherei il ruolo dell'istruzione, sono tra i settori che più hanno vissuto questa rimessa in discussione del loro valore, della loro priorità. Credo che la chiave di lettura sia stata ampiamente sottolineata, se posso, dagli amici artisti che ci hanno preceduto. Io proverei a riassumerla nella seguente maniera. Abbiamo dovuto affrontare un problema di tutela della salute. Non siamo ancora passati del tutto a domandarci cos'è benessere, indipendentemente da salute, e poi il passo successivo, cos'è valore che costruisce futuro per una società. È un po' un percorso che direi che va vissuto assieme. Da questo punto di vista, vuol dire, io amo mettere di fianco, se volete anche per esperienza personale, provo anche a spiegarvelo, il mondo dell'istruzione e il mondo della cultura, non so se sono io che lo vivo come molto, per motivi professionali, insomma io insegno, quindi se mi permettete una battuta, faccio questo esempio, la lezione universitaria, cioè quella che io tengo sistematicamente, per motivi professionali, ha i tempi di una partita di calcio. Io faccio le lezioni in due parti da 45 minuti, non per per accidente, perché è fatta così, ma assolutamente le dinamiche relazionali di un monologo teatrale. Facendo riferimento a qualcosa che diceva Laura prima, io nella didattica a distanza, per problemi di banda, ho chiesto e selezionato un gruppo ridotto di studenti che lasciassero accesa la telecamera per vedere le reazioni non verbali a quello che io dicevo. Io non ero capace, proprio letteralmente non ero capace di parlare a delle lettere sul monitor. Sarà una carenza mia personale,
E questo ve lo porto come sensibilità personale. Io credo che questo sia un'esperienza. Vabbè, io purtroppo non faccio Shakespeare, vuol dire, faccio ruote dentate e BL. Ma apprezzo molto il tema di tutto il festival. Cioè, è proprio calzante la riflessione sull'io e il noi. Perché è questa la dinamica su cui dobbiamo riflettere, che è qual è il valore della persona e su quali valori vogliamo costruire la società, dove il valore della persona, che non è solo fatta di strumentalità e salute fisica, ma è fatta di ricchezza di emozioni, di spessore personale, di valori, di contenuti, è una ricchezza per tutta la società. Io credo che sia questa la riflessione comune che dobbiamo fare. E credo che stiamo passando, mi sono già giocato 7 minuti, stiamo passando dal vivere l'emergenza al programmare una strategia. A me non dispiace il termine nulla sarà come prima, ma attenzione, non nel termine disastroso del termine, ma nella dimensione umana di quello che ci è successo, cioè in tutta la storia dell'uomo nulla è come prima rispetto a quello che le persone hanno vissuto. E apprezzo ancora nel momento precedente quando si è parlato di un'evoluzione. Vorrei cercare di capire assieme a che punto siamo di questa evoluzione e qual è il passo successivo di questa evoluzione. Ancora, c'è un'altra cosa che mi piace, oltre ad apprezzare il tema del festival, ma io volevo apprezzare proprio il fatto che siamo qui. Cioè, il fatto che a Rovigo comunque ci sia un festival che si occupa di arte, e all'interno di questo festival siamo qui a parlare, ma siamo qui anche a lattere, a fare delle esperienze, quindi a vivere. Cosa è arte? Credo che sia una dichiarazione di valore. Penso che arrivi da un percorso. Cioè, c'è stato un momento della discussione prima che ho trovato molto interessante e pregnante, cioè sul fatto è il decisore politico che definisce cos'è arte? Assolutamente no. Adesso, vuol dire, i professionisti che sono qui però mi diano atto che io credo di non essere mai entrato nel merito della proposta artistica che veniva fatta, della proposta culturale. Io credo di aver affiancato e fatto delle valutazioni di sostenibilità, di realizzabilità, di integrazione in un progetto. Credo di non avere mai almeno espresso giudizi o fatto censure. Credo che questo sia una strada interessante. Ve lo dico come sensazione personale proprio. Attenti che questo però, il fatto che non decida la politica, ha anche una contropartita, che l'alternativa è che si decide assieme. Il che vuol dire che cosa è arte non va neanche lasciato decidere alla politica a fronte di istanze di singoli, e non in merito o all'interno di un ragionamento condiviso. E se volete, questo è il senso della mia presenza qui. Vabbè, mi sono dimenticato di dirvi che porto il saluto del sindaco, che porto il saluto di tutta la giunta, ma è un io che è un noi. Credo che questo, insomma, su queste cose spero che questi messaggi passino, anche se non sono espliciti. Ma ad esempio veniamo da un percorso che io ritengo interessante, cioè quello che abbiamo fatto già dopo il lockdown ha degli spunti meritevoli di interesse. Io
Ho apprezzato il percorso che ci è stato illustrato, anche degli incontri di rivendicazione, un percorso molto interessante. Forse su questo versante, forse io come assessore sono stato un po' carente, ma non lo so, ma nel senso che mi sembra che a Rovigo io abbia proposto la valutazione subito delle progettualità. Cioè, parliamo con i soggetti, soprattutto i soggetti professionali, ma anche quelli amatoriali. Cosa si può fare alla riapertura? In che termini? In che condizioni? All'interno di quale realtà? Mi sembra che gli esperimenti interessanti siano stati diversi. Mi permetto di citarne uno, anche perché coinvolge anche questi luoghi, questi spazi. Ad esempio, mi risulta che fossero anni che non si faceva seppure una piccola stagione teatrale o concertistica all'aperto, ed è stata fatta quest'estate qui davanti. Quello è un esempio che ritengo interessante di come la sinergia fra Arteven, un operatore regionale con cui noi collaboriamo stabilmente e proficuamente, il teatro sociale all'interno della sua stagione per riprendere un percorso artistico-culturale, assieme a cosa? La valorizzazione di un luogo, e qui mi ricollego agli interventi che mi hanno preceduto, e vi assicuro che non ci siamo messi d'accordo prima, la valorizzazione di un luogo che è nostro patrimonio, un patrimonio della città, il piazzale del Censer, questo qui davanti, assieme alla valorizzazione delle professionalità anche tecniche presenti, perché adesso cioè, è quasi doveroso l'ingraziamento a Fabbrica dello Zucchero, che è stato partner attivo, non solo, non tanto col service, ma proprio anche nel concepire cosa è un allestimento teatrale immediatamente dopo il lockdown in uno spazio aperto. Mi sembra sia stato un bel esempio. Le chiavi di lettura che noi abbiamo adottato ve le posso sintetizzare così. Capire cosa continua ad essere significativo di quello che è patrimonio culturale ed integrare con quello che ci sembrava utile per la promozione culturale della città, ma sempre in rapporto ad altri soggetti che operano, professionali ed amatoriali quando serve. Cosa voglio dire? Rovigo Racconta, Sello City, Opera Prima, sono tutti festival in questo caso che abbiamo ritenuto fondamentali nel percorso culturale della città, e in collaborazione con gli organizzatori si è valutato assieme cosa quanto era fattibile per fornire delle opportunità, ma per creare valore. E poi, vi ricordo che prima di questo ci sono, e durante, e qui c'è la presidente di ASM7, Cineset è stato il primo esperimento, anzi realtà, di animazione culturale pensata in pieno lockdown per gli strumenti cioè di utilizzo di un momento che ha una valenza sia sociale che culturale, cioè il trovarsi di fronte a uno spettacolo, che era una delle forme che, vuol dire, chiaramente apparivano, erano e sono state le più immediatamente fruibili, cioè il cinema all'aperto come animazione dei nostri luoghi. Anche la street art è stata una novità introdotta. Cioè, sembra, no, io credo di testimoniarvi delle sensibilità che stiamo vivendo a livello di città. Cioè, appena adesso ci è stato detto che la rivalorizzazione dei luoghi è un percorso fondamentale per la qualità del vivere, per l'attrattività della città, ma anche proprio per il benessere dei cittadini. Allora, il festival sulla street art che è stato realizzato, noi riteniamo rientri in questo. Quello che è stato fatto fino adesso è esaustivo? No,
è il percorso che stiamo facendo in questo momento. C'è un tema però che adesso è interessante. Io sono molto interessato a continuare la collaborazione con i soggetti, soprattutto professionali, perché sì, c'è il futuro davanti dove alcune delle cose che stiamo facendo sono in fondo o in parte inerzia di una progettualità precedente. Io coglierei molte delle sollecitazioni che ci sono state oggi, perché il cambiamento, le tecnologie, sono delle opportunità, attenzione, non per snaturare le forme artistiche, ma per avere degli stimoli, delle idee, per progettare cosa è opportuno per tutti e per la crescita, o anche semplicemente in alcuni casi per la gratificazione e la valorizzazione del nostro patrimonio, sia intellettuale che patrimonio culturale, nel prossimo futuro. Molte cose sono già sul tavolo, altre le possiamo pensare assieme. È esattamente il tema che è stato posto dell'interazione fra pubblico, privato, operatori del mondo dell'arte e della cultura, e con tutto rispetto anche il ruolo fondamentale dell'associazionismo, delle arti amatoriali e del volontariato, anche in ambito culturale. Io credo che un rispetto dei ruoli reciproci, una valorizzazione, ma soprattutto un percorso comune che passi attraverso il riconoscimento dei problemi reciproci e l'individuazione delle soluzioni migliori sia fondamentale sia ricchezza. Mi aspetto anche proposte dal mondo dell'arte e dal mondo della cultura. Altrimenti, in assenza di proposte su cui discutere, su cui incrociare le progettualità, su cui incrociare i calendari, su cui mettere sul tavolo tutte le risorse disponibili, il rischio che effettivamente un decisore politico sbagli da solo è alto. Ma io sono positivo, non ho l'impressione che in questo momento il clima che stiamo vivendo in città sia quello che ci siano pochi decisori politici che impongano delle scelte. E, anzi, io sono qui ancora e chiudo, e mi dispiace, ho parlato 20 minuti e non un quarto d'ora, come mi era stato dato, chiudo dicendo che io apprezzo e vuol dire, sarò sempre presente su questi momenti di confronto, perché sono arricchimento reciproco, e a fianco a questi momenti pubblici, come ben sapete, poi ci sono i momenti di incontro programmatico fra i vari soggetti, ma questi non mancheranno mai. Sul tavolo c'è il 2021, c'è il 2022, insomma riteniamo che ci sia un futuro, e soprattutto oltre a un presente sulle attività culturali e artistiche della città, su cui in una ridefinizione delle priorità, il valore del bello, il valore del sentito, il valore del percepito, il valore delle emozioni, il valore che è dello stare assieme, sicuramente avrà un rilievo, soprattutto confidando che tutto quello che riguarda gli aspetti strettamente sanitari in tempi ragionevoli ci venga incontro e ci permetta di avere più margini. Vi ringrazio. Grazie Assessore. Bene, allora si conclude qui questo inizio di giornata del Festival. Abbiamo toccato tanti temi, e le domande sono complesse, chiaramente abbiamo cercato delle piccole risposte grazie ai contributi di tutte le persone che sono intervenute. Ci rivediamo alle 15.30 con Marta Cuscunà, che parlerà di Making of Earthbound. Making of Earthbound è esattamente un percorso creativo. Quindi prima si è parlato di
del momento finale, della cristallizzazione di un percorso che è lo spettacolo, e invece pochi magari conoscono come si arriva alla costruzione di uno spettacolo. Quindi ci vediamo più tardi, alle 15:30. Grazie ancora.